Spesso nell'arte l'acqua è associata al ricordo e alla memoria. Francesco Petrarca cantava chiare, fresche e dolci acque. Nella canzone Le acque della Sorgue, il fiume che ancora oggi scorre cristallino a Fontaine de Vaucluse, il borgo dove Petrarca visse, diventano elemento elettivo per rievocare al pensiero Laura, la donna con cui il poeta non riuscì mai a vivere l'amore tanto desiderato. Nell'Atalante, film del 1934 di Jean Vigo, c'è una delle sequenze più belle della storia del cinema. Jean, il protagonista, disperato per essere stato abbandonato dalla moglie Juliette, si tuffa dal suo battello nel canale del fiume alla ricerca dell'immagine della sua amata. La leggenda vuole infatti che, immersi nell'acqua, sarebbe possibile vedere il volto di chi si ama per davvero, miracolo che avviene anche per Jean, che capisce così di amare Juliette. Nel film fantascientifico Solaris di Andrei Tarkovsky, l'acqua è capace di interagire con il pensiero umano. Il protagonista, un astronauta in missione di controllo sul pianeta, vede materializzarsi la moglie, prematuramente scomparsa in un incidente stradale. Tutti gli astronauti che abitano la stazione orbitante impazziscono, ma forse l'oceano pensante di Solaris, che fa apparire i ricordi, voleva solo aiutarli in un processo di liberazione dalle loro paure. L'acqua pensante del film Solaris fa venire alla mente delle affascinanti teorie sulla memoria dell'acqua. Secondo alcuni scienziati, l'acqua avrebbe la capacità di mantenere un ricordo delle sostanze con cui è entrata in contatto. Affinché si produca questo effetto, sarebbe necessario agitarla a ogni diluizione di una nuova sostanza con cui entra in contatto. Questi studi, secondo alcuni, supporterebbero l'efficacia dell'omeopatia, secondo altri non hanno alcuna validità scientifica. Spingendoci poi ancora più là con teorie affascinanti ma prive di un valore scientifico riconosciuto, c'è poi quella di un ricercatore giapponese Masaru Emoto. Questi ha sostenuto che vi sarebbe una relazione tra i pensieri umani e l'acqua, con di meno 4 gradi centigradi. Emoto sarebbe riuscito a scattare fotografie dei cristalli dell'acqua congelata e avrebbe osservato che questi assumono una forma armonica e simmetrica, o al contrario caotica e disordinata, in conseguenza dell'energia a cui vengono esposti. Ad esempio, l'acqua sottoposta a un brano di Mozart o a un pensiero d'amore darebbe vita a cristalli dalla forma armonica e simmetrica. Sottoposta invece a un pensiero negativo o malvagio, i cristalli assumerebbero una forma caotica e disarmonica. Forse si tratta di pseudoscienza o forse no, chi lo sa. Nel silenzio generale, lo scorso dicembre, l'acqua è stata quotata in borsa dalla CME Group, una società attiva nello scambio di future e derivati, che ha lanciato il primo contratto collegato ai prezzi dei diritti sull'acqua in California. In questo modo l'elemento naturale e simbolo della vita è diventato potenziale oggetto di speculazione, al pari di una merce, nonostante l'Assemblea Generale dell'ONU lo abbia riconosciuto come diritto umano universale. Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua ha risposto a questa speculazione con una petizione. Una speculazione dei grandi capitali sull'acqua condurrebbe all'emarginazione di territori, popolazioni, piccoli agricoltori e piccole imprese, si legge nella petizione. Nel 2011 il 95% circa degli elettori italiani al referendum abrogativo ha votato contro la privatizzazione della gestione del servizio idrico e perché l'acqua sia un bene pubblico. Una pronuncia del popolo italiano completamente ignorata da diversi governi succedutisi nel tempo, dal governo Berlusconi a quello Monti fino ad arrivare al governo Renzi. La legge Madia del 2015 diede delega al governo a consegnare la gestione dell'acqua alle multi-utility quotate in borsa. Il risultato è stato che il servizio di gestione ed erogazione è di fatto privatistico e viene fornito a seconda dei casi da società pubbliche, miste o private, che remunerano le proprie attività con le tariffe. L'acqua come merce, in grado di produrre denaro, a beneficio di pochi, non è quanto di più disarmonico e inconciliabile con la vita umana? E poi, com'è possibile che l'uomo voglia fare del business anche sull'elemento di cui egli stesso è composto in una percentuale media di circa il 70%?